Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Come avrete già visto dalla miniatura, oggi faccio un video particolare perché a parte che sono emozionatissimo e poi faccio un video particolare che avete visto non è un cosa ne penso perché tempo fa comunque l'avevamo già detto all'inizio del canale con questo nuovo format e tutto e l'abbiamo pubblicata anche su Facebook qualche giorno fa la nostra casella postale. Abbiamo detto, ragazzi, se a volte volete dare supporto al canale, che il supporto al canale non vuol dire soltanto donare durante una live, abbonarsi o fare una donazione, ma anche donare giustamente del materiale per farci recensioni e video. Perché noi abbiamo sempre detto, quello che vogliamo fare è portare, come vedete dietro, la libreria e tutto quanto, più board game, wargame e card game possibili e appunto presentarveli e poi nel caso farci anche una live non ci dispiacerebbe, magari fare un video di gameplay no, ma farci una live sì. E quindi abbiamo detto, se a volte volete o regalarci un gioco da tavolo, qualsiasi, non c'è problema, oppure mandarci un gioco da tavolo che avete in casa che non usate da tanto tempo, lo potete fare tranquillamente e trovate sia in descrizione che in sovrimpressione il nostro indirizzo che ora vedete qui scritto della nostra casella postale. Quindi trovate ovviamente, avete l'indirizzo se volete spedire qualcosa e qualche giorno fa un ragazzo mi ha mandato un messaggio privato e mi ha detto ti mando un gioco da tavolo per una cosa di cui sei appassionato molto, di un personaggio in particolare, di un regista di cui sei molto appassionato. Io siccome sono come Bimbetti, anche a 37 anni, non mi dì una cosa perché poi dopo ci dormo la notte e lo voglio sapere subito cos'è, mi ha detto non te lo posso dire però di un regista che te adori e ti mando un gioco da tavolo a casa che tanto non uso più, quindi comunque come vi ho detto un gioco usato che mi ha mandato e quindi apriamolo. Intanto ringrazio Marco dalla Svizzera, grazie davvero Marco di cuore, qualsiasi cosa sia qui dentro. E ti giuro, è una settimana da quando mi hai scritto quel cavolo di messaggio su Facebook che non vedo l'ora d'aprire questo pacco per sapere cosa c'è dentro. Che tra l'altro pacco è arrivato da poco stamattina e quindi apriamolo, punto e basta. Amore, taglierino, dammi qualcosa, si apre. Intanto, a parte gli scherzi, Marco dalla Svizzera, grazie veramente di cuore, grazie immensamente. E non te lo nascondo, sei il primo che mi manda un board game a casa, quindi grazie due volte. Allora, il pacco dovrebbe essere aperto, quindi apriamolo, si guarda cosa c'è dentro, tanto c'è una letterina, mi tremano le mani ragazzi, ve lo giuro perché è la prima volta che qualcuno mi spedisce un gioco da tavolo a casa. Ciao Coridan, mi chiamo Marco e vengo dalla Svizzera, ho 20 anni e ti seguo da quando ne avevo 15. Dopo la live su Twitch in cui non ci leggo bene, Marco, abbi pazienza, in cui annunciasti la fine indecorosa di HeroQuest, perché ricordo, questa è una brutta storia che non si potrebbe dire in un video. Diciamo che io da piccolino avevo, piccolino, insomma, 15-16 anni, negli anni 90, avevo HeroQuest tenuto benissimo e diciamo che la mia nonna me l'ha distrutto. Ecco, mettiamolo così. E sicché, cioè, mi è sempre pianto il cuore, però a vederlo dalle dimensioni non sembrerebbe HeroQuest, che era più grande la scatola. Però la mia nonna me lo distrusse. Lì per lì me ne fregava nulla, tanto lo ritrovavi nei negozi con 50.000 lire, 40.000 lire. Il problema è che oggi ne costa 300. Vabbè, comunque, ho pensato di farti un pensierino. Non sarà certo all'altezza delle tue aspettative, ma sappi che è stato fatto con il cuore. PS, non è piscioso tranquillo. Va bene, questo pezzo lo salto. Grazie Marco di avermi ricordato questa sofferenza unica. Saluti da Marco e dalla mia ragazza Ila. Mim storia? Ci leggo male, iniziavo i problemi di vista. Ah, vabbè, era l'illuminazione. Ci ho giocato solo 3 volte, poi è stato recluso in soffitta. Spero tu lo utilizzerai meglio. Bleh, mi ci ha messo le corna. Intanto, ora, a parte gli scherzi e tutto, mi hai ricordato del problema con la mia nonna che ha distrutto HeroQuest. Non è piscioso. Ok, non è piscioso. A parte le stronzate e tutto, grazie di cuore Marco e Ila dalla Svizzera, grazie veramente immensamente. Vediamo cosa c'è dentro. No, ragazzi. Ora porca la puttana, l'ho capito perché mi ha detto di una persona, di un regista che ti piace da morire. No, ragazzi, cioè, guardate cosa mi ha mandato. Visto? E questo è niente. Ma è così che tutto inizia sempre. Dal molto piccolo.
il gioco da tavolo del mio regista preferito di sempre, che considero un secondo padre, ve lo dico sinceramente, di John Carpenter, Big Trouble in Little China, Grosso Guai a Chinatown, il gioco da tavolo che tra l'altro, occhio, l'avevo scritto una volta, ecco, Marco dalla Svizzera, Vorpacchione, l'avevo scritto una volta su Facebook che mi interessava da morire e che lo volevo, però ce n'erano due versioni, o il gioco di carte di Legendary o il gioco di miniature. Oh, mi ha mandato il gioco di miniature. No, vabbè. Da 1 a 4 giocatori da 14 anni in su, 120 minuti a partita. Sì, si vede magari che è leggermente usato, vedete qua giù sugli angoli, è un pochino, forse perché anche dentro la scatola un po' schiacciava. Tra l'altro il disegno bellissimo con Jack Burton, e come dice Jack Burton... Lo sai cosa dice il vecchio Jack Burton in situazioni come questa? Chi? Jack Burton, qui presente. Il vecchio Jack dice sempre, basta adesso. No ragazzi, cioè, guardate dietro. No, mi sto sentendo male. Mi sto sentendo male veramente. Io qui un pochino rovinata qua su in cima, sì, forse perché sta dentro la scatola. Un pochino si è rovinata. Vabbè, chi se ne frega. Comunque è usata, è più usata. Grazie Marco, davvero immensamente grazie. Spero un giorno di incontrarti dal vivo, perlomeno per offrirti una birra, una pizza, perché cioè un regalo disumano. E tra l'altro, preciso subito una cosa, questo gioco in Italia non si trova e non si troverà mai, perché a cura della Everything Epic, che dovrebbero essere inglesi, americani, qualcosa del genere, quindi in Italia non si trova. E sì che, davvero, mai fatto... Guarda, il pensiero di averlo portato via dalla libreria e adesso aggiungerlo alla mia, te lo giuro, lo metto in un posto d'onore che si veda in tutti i video, perché veramente grazie di cuore. Vediamo perlomeno un pochino cosa c'è dentro, dai. Poi tanto, veloce, perché poi ci voglio fare anche un video. Guardate già, bellissima la copertina. Grandissimo Kurt Russell con questa maglietta qui, la voglio anche io un giorno, amore. O si compra o me la fai. Jack Burton, Wang Chi, lei era Gracie Lo. Vabbè, le tre bufere, ovviamente, il maestro Egg Shen e David Lopen. No, vabbè, ragazzi, boh, veramente c'ho paura ad aprirla. Vediamo dentro ci sia una bomba o un serpente. Il manuale del regolamento, che a parte per quanto non l'ho mai visto sto manuale, ma per quanto l'ho spurciato su internet sto gioco, ormai penso di conoscerla a memoria. Manuale con le missioni, le regole e tutto quanto. Poi ovviamente i dadi, che guardate belli, i dadi proprio fatti in stile cinese. Cioè, bello anche i disegni sopra, un pochino lo stile, lo ricordano. Poi qua giù altre carte, l'ho detto anche alla cinese. Ma mi trema le mani, oh! Dio buono, Jack Burton, eccolo qui. Ecco qui quell'altro, il pazzo, il suo amico Wang Chi e tutti gli altri. E poi voglio vedere la parte più bella di questo gioco, che sono le miniature, penso saranno sotto. Minchia Marco, ma sei sicuro che ci hai giocato tre volte? Come ci hai giocato, Dio buono? Nemmeno defustellato, né nemmeno. Questo è nuovo. Te mi sa che mi prendi, fa troppo il furbino, eh. Fa un po' troppo il furbetto. Comunque le schede, con tutti i personaggi che ovviamente vanno staccati, anche Margot, l'amica, la giornalista di Gracie Lo. Guardate già le miniature che ci sono dentro. E amore, te lo dico, queste le voglio dipinte come Dio comanda. Jack Burton, ovviamente l'eroe di tutto Grosso Guai a Chinatown. Ciao la miniatura. Il capo delle tre bufere, che poi tra l'altro guardate come l'hanno fatto furbescamente, che vola attaccato ai fulmini. Voi siete matti a fare delle miniature del genere, mi fate venire in infarto. E vi dirò di più mentre guardate sta miniatura in questo video: se mai faranno il board game di Halloween, cioè mi trema anche la voce e muoio per davvero. Ragazzi, veramente, Marco, mi hai fatto il regalo più bello tu mi potessi fare, sto impazzendo. E poi David Lopen, addio signor Burton, quando alla fine le tira il coltello, vi ricordate? Io voglio una ragazza cinese dagli occhi verdi. Mamma mia. Da Jack Burton e dal capo delle bufere è tutto. Si è fatto questo video veloce perché poi ci voglio fare un video dedicato dove vi faccio vedere anche il regolamento. Se ci riusciamo anche una live, non lo prometto, comunque il progetto sarebbe quello lì. Come avevamo detto su Facebook, dei giochi ricevuti ci vorremmo perlomeno fare una recensione e un gameplay, quindi qualcosa aspettatevi. Se non sarà una live, sarà un gameplay. Comunque, ora a parte di scherzi, ci posso tirare a giocare. Piu, 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 muori, schifoso. Che politina non sa, basta, sto zitto. Marco dalla Svizzera, grazie di cuore immensamente. Non ci ha fatto un regalo, un pensierino, ci ha fatto una cosa disumana, perché uno, ovviamente, te ne sei privato te, e quindi già è una cosa disumana.
un gioco che non esiste in Italia e poi mi ha colpito al cuore perché tanto l'avevi letto, lo sapevi bene che io sono fanatico, ci sono cresciuto, l'ho visto 30 volte la sua memoria il film. Quindi grazie veramente di cuore, non potevi farmi regalo più bello e quindi grazie immensamente. Ragazzi, se ci volete mandare qualcosa in descrizione, ma lo vedete anche qui, se avete impressione, c'è la casella postale, quindi qualsiasi tipo, anche il Choito Monopoli, ci potete mandare, ci faremo sempre un video, una recensione. Grazie veramente di cuore, sono queste le cose che mi rendono orgoglioso di avere un cane del genere, perché si può sempre dire, avete presente, a volte la live gli hanno donato i soldi, gli hanno fatto quello, il supporto dei fan, però appunto il supporto del fan si vede proprio in questi casi qui, secondo me, in questi momenti che una persona di cuore veramente, di spirito, ti manda qualcosa di suo, perché sa magari che ti fa un regalo disumano e che lo tratterei bene, però proprio si vede che c'è l'interesse nel voler dare una mano al canale. Quindi grazie Marco e niente ragazzi, ci vediamo a un prossimo video. Alla prossima. Ciao Jack. Abbiamo fatto tremare i pilastri del cielo, non ti pare? Puoi dirlo forte. Sì, lo dico forte.